Allora, intanto buonasera a tutti, io sono il dottor Max, oppure Massimo Michele Guerrieri, e stasera parliamo dell'incontro consueto del mercoledì sera del piano B e piano C per spostarsi in Tanzania e qui devo anche aggiungere Zanzibar, perché Zanzibar è stata annessa negli anni 60 alla Tanzania. Allora, io do il benvenuto a tutti e approfitto per rispondere alla domanda che mi ha fatto Claudio. Claudio mi ha informato che arriverà qua il 30 a Zanzibar e che rimarrà qua per un certo periodo. Allora, Claudio, io per darti la risposta, breve, così magari parliamo successivamente, io organizzo proprio delle settimane di ispezione, diciamo così, attraverso le quali i miei clienti vengono. E stiamo in genere 2 o 3 giorni a Dar es Salaam, nella zona sud di Dar es Salaam, dove io vivo, e poi li porto a Zanzibar. Quando sono a Zanzibar, li faccio fare il giro dell'isola in maniera tale che alla fine della settimana hanno un'idea abbastanza chiara dello stile di vita, diciamo così, tanzaniano e anche lo stile di vita di Zanzibar, che è una zona un attimino più turistica. Va bene? L'obiettivo qual è? L'obiettivo è che queste persone vengono qua perché la situazione in Italia è quella che è, in linea di massima non sono vaccinati, non hanno nessuna intenzione di, come lo chiamo io, stracchinarsi, e vengono qua in cerca di una nuova meta, magari una nuova patria, tra virgolette, dove poter vivere in pace senza troppi problemi. Quindi io ti inviterei ad ascoltare la trasmissione stasera. E poi magari ci possiamo sentire anche domani, domani l'altro, e se vuoi, quando vieni, poi ci possiamo anche incontrare. Ecco, due parole di così dico un po', magari un pochino più nel dettaglio, quello che io faccio proprio dal punto di vista del business, perché io non sono un tour operator, no? Io ho organizzato questa cosa qui, mi sono spostato dall'America, dove ho vissuto per gli ultimi 21 anni, Dar es Salaam lo scorso anno, in aprile, e sto vivendo qua da appunto a più di un anno, però non sono un tour operator, non organizzo viaggi turistici e cerco di sposare l'utile al dilettevole, quindi tante volte il mio cliente viene anche per fare poi una vacanza, diciamo così, di piacere, ma in linea di massima mi prendo cura dal punto di vista del business, sia che vengano col piano B, che è prettamente di business o di lavoro, sia che vengano col piano C, che invece è stato creato per i pensionati, coloro che vogliono venire qua come pensionati e per i volontari. Ecco, questo in due parole è quello Ok, che faccio io. va bene. Senti, io ascolto la trasmissione stasera. Come ti dico, appunto, è la prima volta che mi collego, e poi eventualmente possiamo sentirci diversamente. Ecco. Benissimo, io sono a disposizione, te mi puoi trovare come dottor Max, Massimo Michele Guerrieri. Io mi scuso se qualcuno qualche volta non mi trova, io non so per quale ragione. In questo caso, per coloro che hanno difficoltà, mi possono scrivere a mmguerrieri@yahoo.com. Questo è il mio indirizzo di Ok. posta elettronica. Va bene, poi lavoreremo sul mio profilo per vedere di migliorare e di capire come mai le persone non mi trovano. Allora, Ok. vediamo un po'. Grazie Claudio, ci sentiamo allora, poi ci Sì, riaggiorniamo. ok. Benissimo. Ecco, io sto già registrando comunque, quindi se qualcuno ha già proprio delle domande da farmi, magari che non mi conosce, non ho mai sentito come Claudio, che cosa facciamo, che cosa faccio insomma qua io a Zanzibar, da Tanzania, stasera vi chiamo dall'albergo di Zanzibar, lo Shoki Shoki dove in genere io porto i miei clienti, che è un bed and breakfast nuovo, molto carino, vicino al porto e quindi particolarmente comodo. Naturalmente faccio un caro saluto a Franco. Franco, Ciao Massimo. ciao, ciao, è venuto qua, mi sembra sei venuto a marzo, no? Quel periodo lì, Sei fine marzo-aprile. marzo, sì. Ecco, fine marzo. E è stato contento, diciamo, dell'esperienza fatta, tant'è che poi ha deciso di comprare una casa. E in questo momento sto dando una mano nella ristrutturazione, poi lui appunto si sposterà, credo, a fine ottobre. Franco, non ti voglio tediare, se vuoi dire due parole velocissime, perché insomma, prego, a te la parola.
No, è corretto quello che hai detto, nel senso che io, come sono arrivato a Zanzibar, il giorno stesso avevo già deciso praticamente. E sono rimasto letteralmente folgorato dell'ambiente. E da lì poi è iniziato tutto, ho iniziato a cercare casa e grazie a te che poi mi hai dato più che una mano a sistemare la cosa, insomma. Ecco. Bene, bene. Quindi allora, va bene, quindi allora dici velocemente, così magari dai, aiuti anche gli amici a capire un pochino meglio, no? Chi non conosce assolutamente niente di questa zona. Velocemente, quali sono le tre cose che ti sono piaciute di più e le tre cose che ti sono piaciute di meno? Allora, innanzitutto la semplicità. Zanzibar. Non ti devi aspettare di trovare chissà cosa, tipo centri commerciali o negozi super mega, ma semplicemente c'è l'indispensabile, quello che ti serve, c'è. E a me basta. Magari qualcun altro fa fatica perché è abituato a ritmi diversi. Seconda cosa, ho visto che il ritmo di vita è molto blando, non lo so se sia perché c'è il caldo o per il sole, ma non so chi di noi, io sono del nord Italia, chi dal nord Italia si sposta al sud vede che c'è un ritmo diverso, a Zanzibar è ancora più accentuato. Quindi diciamo che non c'è tensione, non c'è, io non avverto quel tipo di ansia che qui al nord è molto, molto forte. E queste sono cose molto importanti per me. E poi ho visto che il clima è bellissimo, c'è natura, perché c'è natura. Le cose che non mi sono piaciute. Ho visto un po' di spazzatura in giro, diciamo spazzatura, cose portate dal mare, bottiglie, sacchetti, cose di questo tipo, che contrasta un po' con la bellezza dell'ambiente, però spero che questa cosa possa in qualche modo essere affrontata, forse con la coscienza, tutto qua. Bene. Ecco. Bene, benissimo, ti ringrazio Franco. Benissimo, Niente. se vuoi, naturalmente se vuoi puoi intervenire in qualsiasi momento, no? È chiaro, siamo qua, ecco, siamo ancora in attesa magari di altri amici. Io vedo che c'è appunto KKS, Nina, Paolo, Angelo. Non siate timidi, fate pure le domande. Tanto stasera anche siamo pochi, magari sapete anche delle domande curiose, domande particolari. Fatecele pure, non so se ci avete seguito, mi avete seguito negli interventi precedenti. Posso dirvi nel frattempo, magari ci pensate un attimo, voglio ecco, sottolineare di nuovo delle cose sulla Tanzania che magari non sono conosciute. La Tanzania, se voi fate un pochino di ricerca su internet, naturalmente considerando il continente africano, ma devo dire anche non solo il continente africano, è una delle nazioni più ricche di bellezze naturali al mondo. Infatti in Tanzania c'è il Kilimangiaro, che è un ambiente, un habitat molto particolare, addirittura con quattro climi diversi, quindi è una bellissima esperienza fare una bella gita sul Kilimangiaro. E poi ci sono le spiagge. Tra le spiagge sicuramente più belle di tutta l'Africa e non soltanto. Io in particolare ricordo sempre la spiaggia dove è collocato il Kendwa Rocks, che è un hotel, comunque la zona si chiama Kendwa, che è parte, la spiaggia parte da Kendwa e va su al nord, si parla della punta nord-ovest di Gunja, perché Zanzibar non è il nome dell'isola, si chiama Igunja, e si estende sino a Nungwi, che è una zona peraltro molto, diciamo,
diciamo, in cui gli italiani sono molto presenti. Buonasera Alberto, ciao. Ecco, sto parlando delle bellezze della Zanzibar. Sì, signor Barieri, allora, grazie. Prego. E poi ci sono i parchi naturali con i safari, non dimentichiamoci che la destinazione numero uno al mondo per i safari è proprio la Tanzania. Il turismo sta riprendendo piuttosto bene, grazie a Dio, sia per quello che riguarda i safari, sia per quello che riguarda qui il turismo a Zanzibar, dopo due anni molto duri, però devo dire per loro anche sicuri dal punto di vista della salute, perché la Tanzania, e io sono qua per questo, è l'unica nazione al mondo in cui non hanno fatto un giorno di lockdown, non hanno avuto mai nessun tipo di restrizione di tipo sociale, insomma, ambientale, eccetera. Non c'è nessun tipo di vaccinazione obbligatoria, si sono vaccinati soltanto coloro che lo volevano fare e praticamente sono stati fuori dal 100% dalla pandemia. Questa è stata la ragione principale per la quale, quando io l'ho scoperto, sono poi partito quasi subito e sono venuto qua. Ho preso dei contatti con le persone che sono un ricercatore indipendente, quindi navigo abbastanza bene su internet, e grazie al fatto che ovviamente dopo 21 anni di New York con l'inglese me la cavicchi abbastanza bene, sapete, con l'inglese si va un po' in tutto il mondo e si sa lavorare un po' al computer e si ha un po' di esperienza anche di business, in qualche maniera ci si raccava sempre. E ora io cerco di trasmettere, diciamo, un po' anche l'esperienza che ho maturato nel corso di, diciamo, 20 anni in Italia di lavoro, più altri 20 in America, per cercare di dare una mano a coloro che vogliono cambiare stile di vita. Purtroppo l'Italia è un paese quasi fallito, diciamo la verità, e quindi coloro che vogliono venire qua, almeno a vedere, per avere anche un'informazione, no? Sulla Tanzania, su Zanzibar, per dare poi la possibilità di venire, ma soprattutto non di venire in vacanza, ma stabilizzi o comprare una proprietà, come ha fatto Franco, e venire qua come pensionato. E poi vi dirò adesso il discorso un pochino più preciso su come funzionano i visti, oppure venire qua a lavorare. Ci sono varie possibilità. La più semplice, e parliamo brevemente adesso del piano C, partiamo da lì. Il piano C prevede appunto l'ottenimento del visto per i volontari, per volontari che vogliono venire qua a lavorare per una no profit, anche se lavorare è un termine improprio, perché effettivamente l'impegno sarà molto molto minimo dal punto di vista delle ore da fare settimanali, oppure quelli che vogliono venire come pensionati. I pensionati hanno chiunque abbia superato i 60 anni di età ed abbia un minimo di reddito, un minimo di soldi in banca, li possiamo far ottenere il visto come pensionato senza nessun tipo di problemi. È il visto che ho ottenuto io, perché io ho 63 anni, vado per 64 a dicembre, e l'ho ottenuto senza nessun tipo di difficoltà. Poi qui siamo in Africa, quindi basta, insomma, sapersi muovere e le cose si risolvono sempre, lo dico subito. Sì, almeno ci si capisce un po'. Per quello che riguarda coloro che hanno meno di 60 anni, c'è comunque la possibilità di ottenere il visto come pensionati, basta ovviamente avere un pochino di soldi in banca, però i soldi in banca o comunque investiti in oro, meglio ancora in questo periodo, come sapete io mi occupo un po' anche di consulenza oro, non è una bella cosa, una cosa intelligente tenere proprio tutti i soldi in banca. E quindi io suggerisco di comprare oro e metalli preziosi. Per chi è interessato, ricordo che il sabato alle 10 con consulenza oro, sempre su Telegram, io intervengo e poi facciamo domande e risposte, insomma parliamo di queste cose. Adesso non è questo l'argomento e lasciamo fare. Però coloro che hanno qualche cosina, anche un reddito, una cosa di quel tipo, è abbastanza facile, relativamente facile, ottenere il visto anche per uno, per esempio, che ha 55 anni.
E questo è dovuto al fatto che la legge sul pensionamento in Tanzania non specifica gli anni e quindi naturalmente è una cosa che va un po' interpretata a seconda del reddito, no? Del reddito che ha la persona. Poi quando si ottiene, si fa questa domanda, che sono domande un pochino tutte controllate, in un certo senso, vanno sempre a buon fine perché vanno a buon fine, in una maniera o nell'altra. Il visto ve lo faccio ottenere. Insomma, succede che uno ottiene questo visto e uno si può dire: ma com'è possibile che a 55 anni sia così? È possibile ottenerlo con estrema facilità se si ha un certo reddito. Quindi anche tutti coloro che magari sono un po' dubbiosi e vogliono approfondire questo aspetto, tutti coloro che praticamente hanno oltre i 55 anni. 55 anni in poi, scusate, possono contattarmi se hanno una mezza intenzione di ottenere il visto e ne possiamo sicuramente parlare. Approfitto per dire questo, una cosa molto importante. L'avere il visto come residenza qua non obbliga alla residenza, cioè voi potete venire qua, fare tutte le pratiche, poi tornare in Italia per 2 anni. E non perdete nessun diritto perché l'avete acquisito per 2 anni. Ora, con la situazione economica, scusate, economica, ma anche diciamo di instabilità. Ora, domenica ci sono le elezioni, no? Vedremo quello che succede. Ma io ho ripetuto diverse volte che non succederà assolutamente niente. Anzi, sarà ancora più caotica la situazione con tutti questi nuovi partiti rispetto a quella che c'era prima. Quindi l'idea che mi è maturata nel corso di questo periodo è quella di dire: se per caso uno ha timore che le cose precipitino e vuole avere come un lasciapassare, sarebbe una cosa intelligente venire qua, prendersi la residenza, tornare in Italia tranquillo, perché qualsiasi cosa succeda, voi dovete, vi trovate a prendere un aereo, dovete, tra virgolette, non ce la fate più, dovete scappare. Voi da un lato avete già la residenza fatta e potete venire in qualsiasi momento. Dall'altro, cosa ancora più importante, nessuno vi può bloccare all'aeroporto perché voi avete una residenza ufficiale o a Zanzibar o in Tanzania, che poi è la stessa cosa, e vi devono far partire, vi possono tenere lì anche se siete cittadini italiani. Quindi ho già delle persone, diverse persone che sono interessate a venire, fare la vacanza, tra poco, nei prossimi mesi, proprio per fare questa pratica qui e mettersi al sicuro. Il piano OCI prevede anche il discorso dei volontari. Ci sono delle persone che mi hanno detto: oh no, io non voglio venire a lavorare come volontario, ma figura, cioè io sinceramente questo è il piano ideale per tutti coloro che, ragazzi giovani, meno tutti coloro che lavorano in remoto, tutti coloro che sono a casa e lavorano al computer. Lavorare al computer a Lucca, io vengo da Lucca, no? O lavorare al computer a Zanzibar in Tanzania non cambia assolutamente niente. La cosa che cambia è quando poi voi smettete di lavorare al computer e vi potete permettere di andare al mare e godervi le bellezze magari di Zanzibar. Che con tutto rispetto, io vengo da Lucca, posso andare a Viareggio, ma il mare è cosa ben diversa, è chiaro. Quindi avete il plus di godervi molto di più, sia le bellezze naturali, ma anche e soprattutto il clima, che qua è veramente una cosa speciale. Non è mai caldo, 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 soltanto un paio di mesi fa caldo, c'è sempre questa brezza fresca che è veramente molto piacevole. Questo sia Zanzibar che a Dar es Salaam. Quindi tutti coloro che fanno un lavoro appunto sul computer possono venire qua tranquillamente, ottenere un visto con estrema facilità, con una piccola donazione, possono ottenere il visto per lavorare con questa no profit. Queste no profit non chiedono assolutamente un impegno quotidiano da lavorarci tutta la settimana, no, chiedono un minimo di impegno di partecipazione una volta alla settimana e poi ci parlo io e state tranquilli che non vi scocciano più di tanto.
perché poi è tanto tutto un discorso che si gestisce in loco, no? Tanto sono già d'accordo con questi ragazzi. Quindi venite qui in vacanza, venite qui, vi godete tutto l'ambiente, avete il reddito dall'Italia, continuate a percepirlo, che vi permette di fare quasi signori qua. Poi dovete scegliere soltanto se venite per esempio a Zanzibar, se volete andare in affitto oppure volete comprare qualcosa. E allora in quel caso anch'io vi posso dare una mano, sia per l'affitto, sia per la, diciamo, l'acquisto eventualmente della proprietà. Ricordo invece che per chi si vuole spostare in Tanzania e rimanere in Tanzania, che va bene lo stesso. Però, mentre per affittare una proprietà non ci sono assolutamente problemi, è solo una questione di scegliere un'abitazione o un'altra, quello va bene. Per comprare una proprietà, che può essere un terreno, un'azienda o un'abitazione, un'impresa o un'abitazione, è necessario costituire una società con un tanzaniano o con una tanzaniana, ed è la società che acquista la proprietà. Quindi, come capite, è un pochino più complicato. Devo dire peraltro che per quello che riguarda il business succede grosso modo la stessa cosa anche qui a Zanzibar, eh? Mentre qui si può comprare tranquillamente quasi tutto, soprattutto terreni e abitazioni, e in Tanzania questo non si può fare, bisogna prima costituire una società. Però quando venite io queste cose le spiego tutte, anche nei dettagli. Io saluto Anna, saluto John, Roberto, tutti quelli che si sono uniti in questo momento. Io sto facendo una panoramica sulle bellezze, diciamo così, della Tanzania e di Zanzibar, e anche sul piano C. Il piano B è invece stato messo a punto sia per coloro che vengono e cercano un lavoro, e ci sono decisamente più possibilità per coloro che sono specializzati, qualsiasi cosa possono fare, può essere un tecnico, un computer, un medico, appunto, un dentista, cioè devono essere specializzati per venire, hanno delle skill che qui non hanno. Esatto. E allora è più facile trovare l'impiego, però ci vuole un po' di tempo, non è una cosa da lavorarci. Oppure per piccoli, medi e grandi investitori. Io in particolare in questo momento sollecito tutti coloro che hanno un'impresa a ragionare bene sulla situazione che si è creata in Italia e soprattutto quella che si creerà a breve. Allora, io ho scritto un libro intitolato Nuovo Ordine Mondiale. Noi stiamo adesso vivendo una fase che è quella della pandemia, quindi della vaccinazione pressoché totale. Tracchinare tutti, io la chiamo vaccinazione, la chiamo stracchinizzazione nel libro, e con un progetto che loro hanno in mente, di cui hanno parlato da anni e anni e anni, per ottenere certi risultati. Ora, non è questo adesso l'argomento, no? Cioè, il momento per parlare di questo, però ricordo che per chi fosse interessato e mi conosce già un po', io do agli amici di Telegram, sia del canale Tanzania Piano B e Piano C, sia della consulenza Oro, la possibilità di richiedere il link per scaricare l'ebook e scaricarlo gratuitamente. Se lo fate dal sito ammentaperta.net, lo potete scaricare per 9,99 euro. Invece, se mi fate una richiesta molto semplice, o un'email, qualsiasi cosa che potete mandare, me lo potete richiedere anche in questo momento, se ce la fate, io poi vi manderò il link da dove potete scaricare il libro. Ed è molto importante avere, soprattutto leggere la premessa e le conclusioni, perché leggendo, diciamo, soltanto queste due cose, vi potete, parlo in questo momento, parlo agli investitori, cioè agli imprenditori, coloro che hanno un'impresa, grande o piccolo che sia, avranno un'idea un pochino più chiara della situazione che abbiamo passato negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, e soprattutto quella che verrà, perché uno dei progetti che l'elite ha è quello di mandare in bancarotta tutte le aziende. Ora,
Io non voglio essere così pessimista. Io cerco di essere sempre positivo in quello che faccio, però purtroppo non posso essere ottimista, perché queste cose le hanno ripetute da anni e anni e anni, e piano piano le stanno facendo. Anche il rincaro della litigiosità che c'è stato, no? Di 4 volte, 4-5 volte, non è mica ancora finito, aumenterà ancora di più. Questi sono tutti segnali che purtroppo non sono positivi per chi ha un'impresa. Molte imprese hanno già chiuso. Qui, se voi venite qua, dovete intanto venire qua con una grande motivazione e grande desiderio di fare. Se conoscete un pochino di inglese è anche meglio. Però non è che sia così poi difficile imparare un po' di inglese, perché anche a Zanzibar, in Tanzania, è proprio l'inglese scolastico che si parla, non parlano certo l'inglese che si parla a Londra, come si parla a New York. Ecco, quindi se però vengono qua e hanno delle qualità e hanno qualche soldo, secondo me è il momento ideale per venire in questo paese qui ed investire, perché i trend sono tutti positivi nell'economia, tutti positivi. Il paese è sempre stato in crescita negli ultimi 20 anni, sfrutterà sicuramente quello che si chiama il vantaggio competitivo, no? Creato dovuto al fatto che non hanno mai avuto lockdown nei prossimi 2 o 3 anni. E sarà il paese, secondo me, tra 5-10 anni, il paese più florido di tutta l'Africa. È il paese che ha, insomma, il trend, i parametri, il trend più positivo in tutta l'Africa. È una realtà, questo è quello che voglio dire. Non è ancora dal punto di vista dell'organizzazione e dei servizi, per esempio a livello del Kenya, dove sono un pochino più avanti, circa 10 anni più avanti. Però è proprio per questo che ci sono le possibilità, no? Perché sono un po' nella situazione in cui eravamo negli anni 60 e 70, e le aziende, come vi ricordate, c'è stato un boom economico grazie al fatto che siamo partiti dopo la guerra, distrutto, e siamo dovuti ripartire quasi da zero. Stessa cosa che c'è qua. Qui per fortuna non c'è stata la guerra, però c'è ancora molto, molto, molto da fare dal punto di vista delle infrastrutture, qualsiasi cosa. Pochi minuti fa stavo parlando proprio con Stefano, che adesso vedo che ci ha lasciato, che è il mio amico e che sicuramente sarà il mio consulente nel momento in cui, soprattutto una grossa impresa, una struttura di un certo livello, dovesse poi contattarmi per venire qua, perché io non è che faccio tutto io ho consulenti a Zanzibar, consulenti in Tanzania. Stefano, che era collegato pochi minuti fa, è il mio punto di riferimento per la Tanzania. Lui si trova adesso in un parco, è stato invitato in un parco, il parco di Serengeti, no? Scusate l'umore di fondo, c'è solo un speriamo che tra poco finisca. È stato invitato dal governo locale per costruire 3 hotel all'interno del parco di Serengeti, di circa 110 camere l'uno. Avete un progetto enorme, ecco, lui lavora a quei livelli lì ed è il consulente, naturalmente uno dei più famosi, indipendentemente dal fatto che è italiano, di tutta Zanzibar. Scusate, tutta la Tanzania. Lui fa anche cose a Zanzibar, però lui cura principalmente la Tanzania. Per quello che riguarda Zanzibar, invece, quello qua è un po' lo studio legale, di progettazione, di consulenza, eccetera, del console onorario Stefano Todisco, che in questo caso fornisce anche lui tutta la consulenza necessaria. E infatti l'acquisto della casa di Franco è stato fatto grazie al legale presentato da Stefano Todisco. Ora, mi dispiace, sentite molta confusione di fondo o mi sentite bene? Sentite, no? Mi sentite? Scusate, Sì, ti sentiamo. bene, grazie. Sentiamo. Cioè, non so se c'è molta confusione, mi scuso, ma sono qui in albergo. Allora, dunque, ecco, io ho fatto una panoramica, quindi per quello che riguarda veramente e coloro che se la sono sudata, hanno fatto imprese, l'ho fatto per tanti anni, so che vuol dire crescere un'azienda. Quando poi le cose vanno male, te non sai nemmeno più quello che fare, non trovi la soluzione.
a queste situazioni qua. Quindi, quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione sarebbe quella di stare tranquilli come prima cosa e farsi una bella vacanza magari in Tanzania per vedere lì come vanno le cose. Poi con grande tranquillità ritornate in Italia e fate le vostre valutazioni. Cioè dovete in un certo senso attivare un piano B. Lo volete fare in Costa Rica con l'amico Morris? Andate con l'amico Morris, non ci sono problemi, ma fate qualcosa. Cioè, la cosa che a me mi preoccupa di più è che vedo molte persone che sono naturalmente stressate, no, da tutta questa situazione sopra, sotto tensione continuamente, che non riescono quasi più a mettere a fuoco i problemi e la soluzione necessaria ai problemi. Ecco, se la staticità in questo caso non vi risolverà nessun problema. Non pensate che il nuovo governo adesso vi risolverà tutti i problemi, non risolverà assolutamente niente. I governi italiani non hanno mai risolto assolutamente niente. Sapete perché? Perché l'Italia è una società privata. L'Italia è una società privata, probabilmente dal 1933, è stata per la prima volta iscritta alla SEC, quando c'era il buon Benito, che è stato lui che l'ha fatta queste cose, non le menziona mai nessuno. E da lì ha cominciato a prendere finanziamenti dalle banche di Wall Street, che poi sono le banche americane, no? Io l'ho riportato in un video questa cosa qui, l'ultimo finanziamento all'Italia SRL, chiama SPA, scusate, l'ha preso dalla Bank of America, che è una banca americana. Quindi ora io non so se sia proprio questa la ragione per la quale le cose vanno male, ma sicuramente l'Italia non ha purtroppo nel breve periodo un grande futuro. Questa situazione continuerà fino al 2025, per quello che posso aver capito io. Non per mia missione, mia conclusione, lo dico adesso io, ma per quello che componenti di alto livello dell'elite hanno detto nel corso del tempo e che io ho riportato anche nella trilogia. Quindi io veramente invito tutti coloro che hanno l'azienda, una pasticceria, una gelateria, anche attività di questo mulino. Noi stiamo cercando con il console onorario un mulino che possa venire qua a investire anche una cifra abbastanza modesta, tutto sommato, e per produrre pasta fresca e pasta secca, perché qui c'è la pasta, diciamo, economica che viene prodotta qui in Tanzania oppure arriva da Dubai, che non si sa che pasta sia, però non è così male, devo dire. Non è così male. Poi c'è la pasta di qualità e manca proprio tutta la fascia intermedia della pasta. Ecco, quello è il segmento che noi vorremmo coprire. E tenete presente che qui sarebbe un po' il mio lavoro, no? Un po' di marketing, specializzato un po' a questa cosa qui. Diciamo, quindi abbiamo individuato questa fascia che è completamente non soddisfatta, perché la pasta a prezzo medio di qualità non c'è. Quindi un mulino, anche uno che fa, per esempio, uno specializzato in pizza, qualche soldo ci vuole per venire, però pizza ormai mi piace anche a loro, bisogna farla come loro la vogliono mangiare. La pizza tanzaniana che c'ha il pollo, c'ha il manzo, c'ha l'uovo, c'ha un po' di pasticci, no? Li fanno un po', però va bene, si fa lo stesso, la pizza si vende quella nostra italiana e poi si vende quella come la vogliono loro. Quindi ci sono sempre delle possibilità interessanti, basta stare allerta, documentarsi, muoversi, approfondire gli argomenti, piuttosto che rimanere in Italia a guardare la televisione, perché io dal 2004 non guardo più la televisione, e se la trilogia oggi esiste come opera unica al mondo, scusate, ma di fatto è un'opera unica al mondo, 1042 pagine di notizie, informazioni mai pubblicate in Italia, e grazie al fatto che ho dedicato il mio tempo, anziché guardare la televisione, a documentarmi su cose un attimino più interessanti. Ora, non è che tutti devono fare quello che ho fatto io, per carità di Dio, se non si ha un'ottima conoscenza della lingua inglese non si può fare una cosa così, però un minimo, diciamo la verità, un minimo, un impegno un pochino più maggiore e un approfondimento maggiore, secondo me, dovrebbe essere d'obbligo un po' per tutti. E
invece ci facciamo confondere tante volte dall'intrattenimento, le partite di calcio, una cosa e quell'altra. Ora poi ci hanno detto che è tutto finito, perché ci sono le elezioni. Vediamo quello che succederà dopo le elezioni. Allora, per il momento ho parlato un po' del piano C, questi documenti, per coloro che mi seguono, in genere io li invio tramite email a fronte di una donazione di 33 euro. Per coloro che mi seguono sia per il canale, questo canale qui, dedicato alla Tanzania e a Zambia, sia per la consulenza oro, io li invio gratuitamente. Poi, se sono interessati a fare poi la consulenza, allora io chiedo una donazione di 66 euro e allora a quel punto definiamo proprio una consulenza diretta e a quel punto, diciamo così, io sono a disposizione sempre, sempre, nel senso, non è che sto a guardare l'oro, se la consulenza dura un'ora, se dura 2 ore, non ci sono problemi. Poi se la consulenza va bene, poi si fa appunto il passo successivo e si organizza la settimana di vacanza, ispezione, eccetera, eccetera. E poi venite qua, si decide la settimana, eccetera. Così poi si completa appunto tutto il ciclo, dopodiché ritornate in Italia, però avete attivato un vostro piano B. Anche dal punto di vista, diciamo così, coscienziale, avete fatto quello che si dovrebbe fare, tutti dovrebbero fare. Io per il momento mi fermo qui, ho già parlato anche troppo. Se ci sono delle domande, io sono a disposizione. Prego. Massimo, ti volevo fare una domanda, ma Prego, come faccio? Io vorrei fare la consulenza con te, questa che costa 60 euro giù di lì, però non riesco a mandarti i soldi ogni volta. Ho provato sul sito, perché la mia carta dovrei collegare una carta con allora, PayPal, Roberto. ma un Allora, bonifico Roberto, non è sì, possibile. Roberto, costa troppo il bonifico, abbi pazienza. Allora, ti dico io, per tutti coloro che hanno questo problema, io lavoro con Moneygram e Western Union, che conoscerete, sono metodi alternativi per mandare soldi in tutto il mondo. Mi scrivete, io vi mando gli estremi, che sono poi il mio nome e cognome, il mio indirizzo e il numero telefonico. Con quello voi vi recate in qualsiasi ufficio vicino a voi. Io preferisco lavorare con Monogram perché sono il cambio è un pochino più favorevole. Gli altri mi fanno un cambio molto sfavorevole. E Monogram, e mi invii 66 ore attraverso Monogram. Non ci Perfetto, sono va bene. problemi. Allora basta che mi mandi le coordinate e io posso Sì. effettuare. Sì, ho capito. Scrivami, anche adesso mi puoi scrivere, prova, mi puoi scrivere, ce la fai, vediamo un po'. No, adesso no. No, Ti adesso scrivo mi io. sto per. Scrivimi tu. Allora, guarda, ecco, vediamo un po' perché sono ancora alla ricerca della soluzione di questo problema, perché io vi posso scrivere naturalmente, ma voi non potete. Ha ricevuto il messaggio? Sì, ho sentito il pallino del messaggio. Ecco, allora, Così, Massimo, poi dimmi. dopo ti richiamo su questo numero qua, o ti scrivo su questo numero, vediamo un appuntamento telefonico. Come funziona? Sì, poi una volta che ricevo tutto io te lo comunico io e decidiamo quando lo vuoi Va fare, bene, certo. Quando... sì, va bene, Massimo, è una cosa non di adesso perché vorrei dopo le elezioni, ottobre, forse novembre, organizzarmi per novembre. Quindi ti farò la cosa più in là, non subito. Allora, ascolta, approfitto per dirti questo, Roberto. Io comincio a essere piuttosto occupato. Io ho soltanto 2 settimane a ottobre, sì, diciamo due, ma non insomma due, diciamo due, e 2 settimane a novembre. Secondo quando poi volete venire, hai capito? Bisogna che me lo diciate prima possibile, perché ci sono tante persone che devono venire, cioè come si dice, il primo che arriva, capito? E dopo, purtroppo, magari. E poi tenete presente anche una cosa, io non voglio mettere fretta a nessuno. Proprio dico le cose come sono. Io non sono assolutamente sicuro che continuerò a lavorare su questo progetto il prossimo anno, perché io sto facendo anche altre cose. Oppure magari prendo una famiglia, comunque un cliente soltanto al mese. È molto probabile che faccia così, perché io comincio a avere da dover fare un po' troppe cose. E io sono qua in pensione, non è che avrei voglia di lavorare troppo.
questa è l'informazione che vi do. Va bene, Massimo, va bene, però facci la Prego. chiacchierata senza aver stabilito la data di partenza e mi sembra un po' così, insomma, trova il tempo che... Come credi, Roberto? Come credi? Appena stabilisco la data, ti chiamo prima, ovviamente qualche mese prima, e faccio questa consulenza. Va bene, grazie, Benissimo, grazie. benissimo. Niente, grazie a te. Allora, prego, altre domande se volete, si può fare anche un breve commento sulle imminenti elezioni politiche. Qualcuno magari. Prego. Ciao, volevo chiedere un po' qual è il tenore di vita a livello economico lì a Zanzibar, insomma, come il costo della vita, il costo degli immobili, insomma, quelle che sono un po' Sì. le situazioni. Allora, Angelo, sì, ciao Angelo, buonasera. Allora, io ho nella documentazione che vi invio e che fa parte della consulenza, vi do già molte informazioni. Io vi do tutto, vi dico tutto quello che so, praticamente, già quasi tutto, è già tutto lì. Il costo della vita naturalmente può essere molto basso in una zona isolata interna magari della Tanzania oppure interna di Zanzibar, perché effettivamente il costo della vita è molto basso. È molto basso perché il reddito medio dei tanzaniani è effettivamente molto 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 basso. Quindi per uno che ha un reddito normale e che è italiano, diciamo così, una bella pensione, diciamo dai 1000 ai 1200 euro al mese, fa una vita non di lusso, però fa una vita abbastanza agiata. Bisogna però sempre ricordarsi che siamo in Africa. Quindi bisogna avere un po' di spirito di adattamento perché molte cose funzionano all'africana. Quindi la prima cosa da considerare è che bisogna avere pazienza, cioè i tempi di realizzazione qua sono quelli africani, non sono quelli italiani, magari insomma, diciamo così, delle zone più Certo. avanzate. Quindi magari ti dicono che arrivano alle 5, se devi essere contento se arrivano alle 6, capisci? Quindi devi poi piano piano capisci un po' queste cose qui e allora magari, capito, dopo capisci come funziona, è un'altra cosa. Ma all'inizio anche per me è stata una cosa, poi io vengo da New York, potete immaginare, se diciamo, se appuntamento alle 5, devi arrivare alle 5, massima alle 5 e un quarto, alle 5 e 20, quando già fa l'altra. Cosa. Ecco, funziona un po' così. Però voglio dire, lo stile di vita presente dove sono io ho trovato un'abitazione anche che l'ho rifatta tutta, è in un villaggio tanzaniano. Quando dico villaggio non intendo un resort, intendo dire proprio un villaggio tanzaniano, sono tutti neri, io sono l'unico bianco. Però mi sono trovato bene, benissimo, non mi rompe le scatole nessuno. Rientro a casa la sera, qualche volta vado nella Coppa dei Campioni, io sono un'ora avanti, no? Quindi qui altre volte la partita finisce all'una, l'una e mezzo, ritorno a casa, non ho nessun tipo di problema, non ho mai avuto minacce, qui sono tutti abbastanza tranquilli, pacifici, non sono i classici africani che ci abbiamo in mente noi, no? Assolutamente, è una razza completamente diversa, io la chiamo un po' la razza cioccolato, perché loro non sono neri in effetti. I neri neri, tipo Kenya, non ci sono qua, sono pochi. Sono la razza cioccolata, cioè che vanno da cioccolato fondente, no? Cioccolato al 90%, che poi arriva fino alla cioccolata al latte. Ecco, che poi fra l'altro devo dire è anche una, secondo me, una bella razza, perché diciamo dal punto di vista anche fisiologico, di lineamenti, hanno dei lineamenti abbastanza raffinati, ecco, anche nel volto, il naso. Ora, non sono tutti raffinati, però attendiamoci, secondo me è una bella razza. Poi, per ritornare alla tua domanda, ci sono però zone, per esempio, la zona residenziale di Masaki, a Dar es Salaam, se voi guardate la mappa, è la zona dove c'è il golfo che entra poi nel porto, la zona subito sopra, c'è cioè una specie di penisola, la penisola
si chiama Masaki, quella zona lì, che è la zona residenziale dove sono tutti i consolati, le ambasciate, insomma, diciamo, uffici importanti, eccetera, eccetera, e quindi lì il costo della vita è più alto, non c'è niente da fare, cioè trovi un appartamento di 3 camere in condizioni normali, ma niente di eccezionale, per $800 al mese, e da lì in su. Quindi si può arrivare anche villette con tipo residence, in cui c'è la security, queste cose qui, insomma, anche cose, oggetti neanche particolarmente raffinati, però insomma, con la sicurezza, eccetera, e si va intorno a 1300-1400. Cioè, secondo me siamo un po' a livello di una zona abbastanza buona che puoi trovare, sai, nel quartiere di, insomma, nel quartiere benestante, no? Di qualsiasi città, ecco, siamo grosso modo a quel livello. Poi c'è tutta una fascia intermedia, lì ci vuole di più per vivere. Poi c'è tutta una fascia intermedia che varia molto, gli affitti possono, nella mia zona, io pago $125 al mese, acqua inclusa, e ho 2 camere, 2 bagni, una sala non grande ma nemmeno piccola, un cuscinotto esterno e un cortiletto fuori con ingresso privato. Io ho, quando sono entrato, la casa aveva bisogno di essere ristrutturata, non c'era assolutamente niente dentro. Io piano piano, insomma, nel corso di un anno, adesso la casa è finita, è venuta semplice, però è come se fosse una casa di lusso per loro. Quando un italiano entra la mia casa, che non ha niente di particolare per me, naturalmente rimane sbalordito, perché queste cose qui non l'ha neanche mai viste, magari la televisione, non ce l'ha la televisione. E quindi, che intendiamoci, sono cose semplici, non è che in casa abbia messo niente di così. Sì, d'accordo. Però questo, siccome ho speso una certa cifra per rinnovare tutto, fare tutta questa ristrutturazione qui, sono riuscito a ottenere dalla padrona di casa un contratto di 5 anni, ovviamente alle stesse condizioni, che però posso rinnovare tutte le volte che voglio. Quindi io posso rimanere lì 20 anni, 25 anni, 30 anni e pago sempre $125 al mese. Ecco, queste cose che sono impossibili da noi, perché non te la farebbe mai nessuno, o in America, da qualsiasi cosa. È possibile trovare anche gente che effettivamente, siccome si è creato un certo tipo di rapporto e sanno che la casa poi dopo acquisterà un certo valore quando io vado via, mi hanno in un certo senso gratificato dandomi un contratto effettivamente molto favorevole. Ok, grazie. Prego. Prego, non siate timidi, fatemi pure tutte le domande, anche, scusate, strane che possono venire in mente. Immagino che molti di voi avranno magari visitato Zanzibar, siete venuti qua in vacanza in passato, o state magari pensando di venirci, oppure il safari, ecco, che il safari sta veramente crescendo molto, il turismo sul safari è cresciuto negli ultimi 6 mesi il 44%, sarà un grosso boom, si aspetta proprio anche dal punto di vista organizzativo, un grosso, stanno facendo un po' tutti, anche questo consulente che vi ho nominato prima è molto ottimista, stanno facendo tantissimo anche nella zona di Arusha. Arusha sarebbe poi tra virgolette, la cittadina del Kilimangiaro, no? Che è lì vicino, lei è vicino, qua, insomma, la cittadina del Kilimangiaro, che è la città un pochino più famosa e più bella dopo Dar es Salaam. Dar es Salaam è famosa perché è grande, ma sinceramente non è una bella città. C'è il porto, lavori da tutte le parti, quindi potete immaginare, è un cantiere all'aria aperta. Però Arusha invece è una zona più fresca, c'è molto verde, insomma, anche proprio lo stile di vita è anche molto più europeo, in un certo senso, che ci sono i parti dei turisti. Vediamo un po' di, se posso dire qualche cos'altro nel frattempo. Allora, ci sono altre domande?
Io ricordo che vi sto parlando di Zanzibar in questo momento, sto facendo un intervento un po', diciamo, di emergenza, perché non sono davanti al computer, non posso leggere niente, però mi sembra che la linea stia funzionando abbastanza bene e quindi continuiamo ancora finché la linea regge, insomma, e se ci sono delle domande, io sono qua a disposizione. Ricordo a chi mi segue che io mi occupo anche di oro, faccio un po' di consulenza oro e i miei interventi sull'oro sono in sabato alle 10 di mattina. E non è, insomma, invito tutti coloro magari che hanno un certo interesse, sono curiosi, insomma, non ci sono molte persone che, diciamo così, si propongono come consulenti di oro in questo momento in Italia, forse per quello che mi risulta sono un po' il solo. Ho fatto anche un report sull'oro che potete trovare, potete leggere se lo volete. Nel frattempo, dal mio sito menteaperta.net, cliccate sulla consulenza oro e vi appare, insomma, questo saggio che ho scritto io sulla storia dell'oro, che ho intitolato La storia del tradimento. E lì ci leggete cose molto interessanti che appunto io in parte ho tradotto per voi, da libri inglesi, e che in genere non mi dice mai nessuno, perché io cerco poi sempre di complicarmi la vita presentando personaggi scomodi, no? Come chi mi conosce sa. Allora, vediamo un po', c'è nessun altro intervento? Buonasera Mary, come va? Tutto bene? Vuoi per caso intervenire? Prego, se vuoi dire qualcosa. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Ah, sì. Solo una cosa, un'informazione. Se si volessero trasferire con animali, cani o gatti, ci sarebbero problemi? No, non ci sono assolutamente problemi. L'unico problema da affrontare è quello della linea aerea e fare un lavoro piuttosto accurato con la linea aerea, perché come sai bene sono sempre 7-8 ore di volo e insomma, gli animali possono anche soffrirne. Ecco. Quindi bisogna fare un pochino di ricerca. Io non ho ancora avuto la possibilità di farla in maniera approfondita perché non è venuto nessuno con un animale. E quindi magari ecco, approfondirò per bene tutto il discorso e le problematiche quando viene qualcuno con un cane o con un animale. Ecco. Però qui poi li puoi portare, non c'è assolutamente problema. Prego. Ecco, vedo che c'è anche Max. Ecco, avete altre domande? Se avete altre domande, benissimo. Se no, magari ecco, stasera possiamo chiudere Massimo, qua. ti volevo Prego. chiedere, buonasera a Sì. tutti. Buonasera. Stefania, non ti sento. Non ti sento più. Hakuna Matata. Stefania, non ti sento. Sentite Stefania? Io non la sento. No, non sento io. Stefania, c'hai un problema di microfono. Non si sente la domanda. Buonasera, posso parlare io? Prego, prego. Sera. Prego. Senta, io Buonasera. sono una sanitaria Diamoci del tu. Ok, ciao, piacere Cristina. Io sono una sanitaria che Cristina, si è buonasera. dimessa volontariamente e sto ancora lavorando per il periodo di preavviso, purtroppo. E Sì. allora ti chiedo, questa è la domanda legata diciamo, all'eventuale attività, quindi professionale, però io non verrei cioè non è un'esclusiva che voglio dare un limite, anzi, oserei dire, come infermiera, però potrei anche valutare
anche questo, questa attività, oltre che altre varie ed eventuali. Quindi formulo la domanda, cioè sarebbe la possibilità di lavorare, di prestare attività professionale come sanitaria, come infermiera? Una domanda questa. E la seconda, allora, sì, che non c'entra nulla con questa, ma è di ordine logistico, cioè con cosa ci si sposta sull'isola di Zanzibar? Allora, dunque, risposta alla prima domanda. Grazie. Diciamo, prego, la procedura è un pochino quella che si deve utilizzare, che devono utilizzare i medici, no? Quando un medico vuole venire qua bisogna che intanto abbia una specializzazione, perché medici generici, mi hanno detto, è molto più dura. Poi a quel punto si deve contattare, questo vale anche per te, no? Devi contattare un ospedale o una clinica, ce ne sono diverse, con un curriculum vitae ben fatto, naturalmente molto ben fatto, e dopodiché chiedi un colloquio, però devi tenere sempre presente che anche qua c'è un po', posso dire, l'abitudine di muoversi attraverso raccomandazioni, soprattutto per quegli ambienti lì. Quindi non è detto che tu non possa essere assunta, però c'è da lavorare un pochino più a livello di pubbliche relazioni, non so se mi sono spiegato. Quindi il suggerimento che io ti do, una che magari è proprio determinata a lasciare l'Italia e venire qua, è quella di venire, rimanere qua per un certo periodo. Ovviamente una settimana non è sufficiente, e probabilmente come anche con visto turistico va bene, che ti facciamo dare 3 mesi, ti danno 3 mesi, va bene lo stesso, 3 mesi sono più che sufficienti, vieni qua e c'è da fare tutto un certo tipo di lavoro. Tipo di lavoro che in certo senso potrebbe essere fatto anche prima del tuo arrivo, però insomma c'è da mettersi lì, lavorare sul progetto, su quella della fattibilità, tutto quello. Quindi questa cosa qui ovviamente passa attraverso la consulenza, capisci, no? Perché sono cose che poi rientrano nel piano B e bisogna parlare un pochino di tutti gli aspetti presentati nel piano B che vanno discussi. E bisogna vedere se ci sono quali condizioni da parte tua, diciamo, di mettersi d'accordo per poi seguire quello che io ti suggerisco di seguire, anche perché io non è che ora so tutto, no? Io sono arrivato un anno e mezzo fa, però quello che non so io magari chiediamo al Mario e poi magari lui ci raccomanda un'altra persona, quindi dobbiamo poi andare in giro per quello che riguarda Zanzibar. La stessa operazione che facciamo a Zanzibar si può fare anche in Tanzania. Tieni presente che ti puoi spostare all'interno dell'Unione dove vuoi, cioè è un fatto da dire vivo lì perché c'ho un lavoro lì, però te in teoria, come fa tanta gente, potresti avere il lavoro a Zanzibar e vivere a Dar es Salaam o viceversa. Ci sono aperte delle persone che prendono il battello la mattina alle 7, arrivano qua alle 8 e mezzo, 8 e 45, alle 9 vanno al lavoro e la sera alle 4 rientrano. Ora, non è che ti suggerisco questa cosa qui, però te lo dico perché non è così impossibile spostarsi, capisci, tra la Tanzania e Zanzibar. Quindi c'è da fare un certo tipo di lavoro. Per quello, e questo sarebbe il piano B. Perché il caso tuo rientra, c'è cioè un posto di lavoro, rientra nel piano B. Io ti do, nel prospetto informativo, ti dico tutto quello che te devi fare dal punto di vista personale per venire qua. Dal punto di vista professionale bisogna sedersi e fare un piano di lavoro per il lavoro, che è una cosa a sé rispetto al prospetto informativo, che è solo una cosa personale. Per darti la risposta alla seconda domanda, questa qui è un'isola, te ci sei mai stata, scusami, non è che voglio, ci sei mai stata in un'isola italiana? Funziona esattamente la stessa cosa, stessa maniera, ci sono le strade più o meno buone, puoi girare tutta l'isola, nord, a sud, cioè in macchina, posso stare in macchina, ovviamente linee ferroviarie a Zanzibar non ce ne sono, ci sono quelli che si chiamano Dala Dala, che sono dei pullman, che usano soprattutto i locali, e poi c'è la taxi, ci
sono bajaji, si chiamano bajaji, sono dei piccoli taxi a tre ruote, in cui si siedono in genere tre persone, che costano un pochino meno, e poi ci sono le moto, che le moto sono un po' pericolose, io non le raccomando mai, sicuro si può spostare anche in moto e risparmia ancora di più. Poi naturalmente non si può comprare una macchina, l'unica cosa che è scocciante qui è che la guida è a destra. Io non amo guidare, insomma, diciamo che c'è un guidatore qui che mi fa il servizio, adesso sta aspettandomi qui fuori, questo povero ragazzo, e qui quando vengo a Zanzibar c'è un altro di là che mi fa masciata, che mi fa il servizio quando sono, diciamo così, in terraferma, da noi si direbbe terraferma. Ecco, ti ho dato le risposte, hai capito grosso modo? Sì, 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 grosso modo sì, ho capito bene. Sì, ecco, sì, però approfitto, approfitto per dirti un'altra cosa. Io, per tutti coloro che sono nella tua situazione, come la posso dire questa cosa? Li invito a contattarmi in privato, perché sto lavorando sulla soluzione del problema, non posso dire nient'altro. Okay? Sì Massimo, quindi, infatti ti avevo scritto che ti avrei contattato, perché in privato, ti ho scritto, ti ho già scritto qua su Telegram sul tuo account, perché appunto siccome ognuno ha una situazione a sé stante, e quindi e poi ognuno è diverso dall'altro, e ovvio che ognuno ha il proprio punto di vista, e poi non abbiamo tutti la stessa, non arriviamo tutti con lo stesso bagaglio, ok, culturale in genere, personale, intendo. Quindi esatto, c'è, cioè, esatto, chi capisce, chi non capisce, chi devi spiegare dalla A alla Z, e chi invece parti dalla Z e vai in un altro alfabeto, non so se mi sono spiegata. Sì, 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 sì. Ecco, però dicevo, tutti quelli che sono nella tua situazione, soprattutto che lavorano nella sanità e che sono nella tua situazione, no? Che però rischiano di perdere il posto di lavoro, ecco, per loro io una soluzione più che valida, ve lo dico subito, che funziona, ce l'ho. Ok Massimo, io mi sono licenziata volontariamente. Sì, perché sì, lo capito. Sai benissimo che io non ho più, non ho voglia, cioè con queste false finte lezioni il tipo lì talletta, chiamiamolo così perché si chiama così, ormai continua a dire questo obbligo vaccinale, quindi io questa roba qua non me la faccio, perché io sono un'infermiera, io ho studiato, quindi io a me l'asino che ma non lo viene a dire nessuno. Io non t'ho mica detto, capito? Che devi vaccinare, io non t'ho mica detto. No, ti stavo solo spiegando la mia posizione, dalla quale non mi sposto da questa posizione. Io non sono a rischio licenziamento, sono io che ho firmato, perché me ne esco, me ne voglio uscire da questa situazione. E quindi, allora penso che, capito, sì, scusa, ti interrompo, ecco. Penso che prego. Veramente tu debba voltare pagina, o cambi lavoro, oppure cambi, certo, cambi. Infatti, non c'è soprattutto gli operatori sanitari, io non voglio scoraggiarvi, però tu, ma un po' tutti, ma non soltanto voi, l'obiettivo che loro hanno è quello di vaccinare tutti. Quindi ora sì. È capitato a voi, ma tanto poi capiterà a tutti questa cosa qui. Inutile che adesso ci si metta in testa che la pandemia è finita, che no, siamo ancora all'inizio, questa è la prima fase. Sì, ma io Massimo sono consapevole purtroppo che i miei colleghi sanitari tutti, dai farmacisti al tecnico di radiologia, è stata loro responsabilità. È stata loro responsabilità di aver guidato il popolo bue dei covidioti dove sono adesso, punto. Meglio che non mi pronunci, però io nella trilogia, nonostante abbia sempre avuto una linea molto soft anche nei commenti che ho fatto nei confronti di tutti, perché bisogna comunque avere rispetto, no? Per ottenere rispetto. Quando mi sono trovato a fare un commento sulla pandemia e sul Covid nel capitolo 9, lì ci sono proprio andato di brutto,
nei confronti dei medici, della classe medica in particolare, perché io, siccome ne so qualcosa, ho pubblicato delle cose, anche se non sono medico, sono riviste scientifiche, quello che è successo e l'atteggiamento che hanno avuto è stata una cosa veramente vergognosa. Esatto, quello intendevo. Grazie Massimo. Prego, prego. Contatto prego. In privato. Grazie mille. Bene, bene. Ciao. Di niente, grazie a te. Ciao. Ciao. Allora, dunque, vediamo un po'. Ci sono altre domande che ora abbiamo fatto. Sono le... abbiamo fatto, già fatto un'ora e cinque minuti. Se volete si fanno proprio altri 5-10 minuti e poi si chiude. Sì, io nel capitolo 9 affronto il discorso Covid, e già che siamo entrati in tema, dico, forse vi dico delle cose che magari non lo so. Secondo quello che ho scritto io, secondo le mie ricerche, il Covid, così come presentato, non esiste, non esiste proprio. È una forma influenzale, quello che si manifesta nella grande maggioranza dei casi, e che viene trattato, dovrebbe essere trattato come tutte le influenze, influenze A e influenze B principalmente. Poi non è detto che loro non abbiano anche cercato di creare qualcosa di artificiale e poi fatto circolare, non so in quale maniera, in aerosol principalmente. Ma questo non significa che siano tutti, che sia sempre lo stesso, diciamo, Covid che colpisce poi le persone. Nel capitolo 9 io affronto dal punto di vista scientifico questa cosa, cioè non è che dico delle cose così, io riporto degli articoli che sono apparsi soprattutto naturalmente in America. Ricordo che il materiale, tutto il materiale, anzitutto l'ho messo insieme quando era ancora a New York, e sono fatto un lavoro abbastanza lungo anche lì, perché non lo volevo nemmeno fare quell'articolo lì, scusate, quel capitolo lì, lo volevo nemmeno trattare, no? Perché è una cosa un po' delicata, eccetera, eccetera. E poi me l'hanno sollecitato, ho cominciato a mettere insieme i documenti, poi voi ve lo leggete, basta leggere l'articolo del dottor Calderian, il PhD Calderian, e capite bene, capite già quasi tutto, cioè se uno deve capire, capisce, se uno non ha la minima componente animica è inutile che legga niente, tanto capirà mai niente. E purtroppo queste cose si recepiscono come non vere, soprattutto se si ha una componente animica, no? come direbbe Malanga. Per chi non ce l'ha, allora te li puoi far vedere anche tutte le prove del mondo, niente, non capirà mai niente. Noi siamo una piccola cerchia di persone che effettivamente ci unisce questo aspetto qui, soprattutto quando si parla della pandemia, insomma, delle vaccinazioni, di queste cose qua. Immaginatevi che in Tanzania, dopo soprattutto l'intervento che fece il presidente, che poi è morto nel febbraio dello scorso anno, Magufuli, lui si schierò completamente contro questa pandemia. Probabilmente, chissà, ha anche pagato con la vita questa sua scelta, perché poi improvvisamente è morto. E quindi i tanzaniani, siccome c'erano molto affezionati a questo presidente, si ricordano ancora la sua posizione estremamente ferrea e contraria questo Covid, e quindi praticamente non hanno fatto assolutamente niente. Ora l'unica cosa che chiedono in questo momento è il PCR, se uno vuol partire, venire qua, che però può anche fare come test rapido quando arriva. Test rapido che costa, mi sembra, $12, hanno mandato oggi, 10 giorni fa il consolato mi ha mandato una comunicazione su alcune piccole variazioni, quindi hanno ancora questo test è da fare, però tenete presente che non è un discorso di salute, è solo un discorso economico e basta. Ci sono altri che vogliono fare altre domande?
Ecco, ricordo a tutti che coloro che vogliono magari leggere, anche dare insomma un'occhiata veloce alla mia trilogia, la possono richiedere, e agli amici di Telegram io la mando il link gratuitamente, naturalmente il formato ebook digitale, il formato cartaceo è a disposizione, chi lo vuole ordinare mi contatta e glielo faccio avere con 30% di sconto. E tutti comunque, anche i volumi singoli, sono disponibili per chi lavora, vive all'estero, insomma magari lo vuole ordinare, può ordinare sia il volume 1 che il volume 2 che il volume 3, oppure anche i capitoli singoli, se magari vuole approfondire soltanto appunto l'argomento del Covid, può ordinare soltanto quel capitoletto lì. Amazon glielo stampa e glielo invia. Naturalmente deve vivere in una zona che serve Amazon, no? Intendiamoci, Amazon consegna anche qua, ho fatto un po' di ricerca, se voglio ordinare qualcosa da Amazon, io lo posso ordinare, però costa più il trasporto che il prodotto che compri, e quindi tante volte non è conveniente. Eccoci qua, allora a questo punto ci avviamo all'ora e un quarto, e se non ci sono altre domande direi di chiudere, vi diamo appuntamento per coloro che vogliono contattarmi, naturalmente lo possono sicuramente fare, no? Magari andare anche a fare un po' di consulenza per capirle, magari per personalizzare un pochino di più, no? Perché ognuno ha esigenze diverse. Ricordo, vi fanno una donazione di 66 euro, possono gradirei attraverso Monogram o Western Union, anche se possono farla tecnicamente tramite il link di PayPal dal mio sito mentaperta.net. Ci possono seguire per i prossimi interventi se non sono ancora pronti, e va bene lo stesso, magari facciamo altre domande e risposte, naturalmente tutto fa, no? Se volete andare all'estero, vi do questo suggerimento: state molto attenti ai consulenti a chi vi affidate. Io ho fatto l'errore, quando sono andato a New York, di affidarmi a un amico che in effetti è sempre stato dal punto di vista intellettuale molto onesto, che però purtroppo mi ha dato delle informazioni che poi non sono risultate particolarmente corrette. Quindi deve un consulente, quando è andato all'estero, deve parlare comunque sia l'inglese, a mio avviso, anche se andate in Paraguay, vi dovete affidare a persone di livello internazionale che hanno dimostrato con i fatti di aver fatto qualcosa di importante, non solo con gli discorsi, perché in giro ci sono purtroppo troppi chiacchieroni che sono bravi a parlare ma che non hanno mai pubblicato niente in vita loro, non hanno mai inventato niente in vita loro, non hanno mai scritto niente in vita loro. Ecco, approfondite sempre bene il background e l'esperienza della persona a cui vi affidate. Un ultimo suggerimento: state attenti agli avvocati. Ecco, io se non ci sono altre domande chiuderei qua, augurando la buonanotte a tutti e naturalmente dandovi appuntamento alla prossima settimana per coloro che si vogliono ancora collegare. Buonanotte a tutti. Grazie signor Guerrieri, buonanotte anche a lei. Buonanotte. Ciao Massimo. Grazie. Buonanotte, ciao. Ciao a tutti, ciao. Buonanotte.